stamattina, pronti? Ciao ragazzi! Il nostro clipettino. Ascolta, volevo chiederti, volevo farti una domanda per il quiz ignorante, però sì. questa mi ricorda i tempi della scuola, facilissimo proprio. Cosa faceva Penelope mentre Ulisse era via? La maiala. Poi ci penso. Ma no! Guarda che aveva la casa piena di porci, eh! Ma erano i proci! Beh, vabbè, ora comunque adesso. Bene, bravo Sam. A dopo, eh! Complimenti! Ignorante! Ed eccoci qua! Dal mitico grande Sandro Piscaglia, pianeta pista San Matteo della Decima. Ciao, buona coppia. Siamo qui, eh? Oh, guarda, ci abbiamo anche Paolo qua. Paolo, mi fai un saluto alla strana coppia, eh? Strana coppia. Chi? L'Ave Maria, lei. L'Ave Maria, quindi l'Ave Maria, allora. Famo un saluto, ciao strana coppia, ciao. Siamo qua al cappellino della Juve, vediamo anche l'ombrello. E quindi riguardo alla partita di domenica cosa devi dire? Fantastici, numero uno, come sempre. Tre papine. Minimo, grande. Sempre forza Juve. Forza Juve. Ciao Enrico, ciao Sandro, vi ascolto sempre. Ciao, forza Radio Bruno. 8:32 minuti, è il momento di sentire i nostri amatissimi. È necessario. I cantanti da parcheggio, Sandro e Steve. Buongiorno ragazzi. Abbiamo cambiato la vocale, sentite, stamattina ce la ho. Sì, no, siete veramente, perché siete work in progress, continuate a cambiare e questo ci fa veramente tanto piacere. Allora, intanto l'informazione più utile, dove siete così vi evitiamo? Allora, siamo alla pianeta pizza di San Matteo della Decima di Alessandro Piscaglia. Sì, com'è la pizza? Avete già mangiato la pizza? È ottima, guarda, è ottima. Io poi lo conosco da 20 anni, quindi... So. Ma lui cosa fa? Ogni tipo di pizza, lo so, quella tirata, quella soffice... Pizza camut, tartufo, brie integrale. Dicevo quella tirata, così ve la tira voi proprio. Sandro, sì. Cosa ti è capitato? Perché gli ascoltatori vogliono sapere le tue microsfighe. Vabbè, ragazzi, questa è una cosa strana, però mi è successo, mi sono chiuso l'orecchio nella portiera della macchina. che dolore. Ma è una cosa che non so neanche come ho fatto. Nel far benzina avevo fretta, ho chiuso e l'orecchio era dentro. Fra l'altro adesso io ti do un consiglio: schiacciati anche l'altro orecchio così sembri il comandante Spock. È vero. Ma come cavolo hai fatto? Non lo so neanch'io, un dolore ghiacciante. Però. Ci credo. Ragazzi, passiamo alla canzone. Le cose serie, si fa per dire. Da chi vi siete ispirati stavolta? Allora, stamattina ci siamo ispirati al Premier Letta, Palle d'acciaio, come lo chiamano poi in Europa. Palle d'acciaio è la canzone di Gig Robot d'acciaio. Oh, che bello! Penso che noi stamattina avevamo UFO Robot e adesso Gig Robot d'acciaio. Bene, vai, spara! Eccolo qua, andiamo. E se il governo va giù, noi abbiamo già Robin Hood. Con la sua pelata lui salva il futuro dalla povertà. Letta, le palle d'acciaio, Letta, le palle d'acciaio è come l'Alfa 33. Non c'entro un cazzo, ma la rima c'è. E se in Italia arriverà un'altra astuta povertà, noi restiamo tutti con lui, perché lui è G. Povero Letta, lui che sta lavorando per noi, voi me lo trattate così. Lui che è una persona così seria, poverino. È della scuola bersaniana, fra l'altro. Vabbè. Ecco, allora, ragazzi, allora eravate, anzi siete ancora lì della pizza, com'è che si chiama? Pianeta Pizza di Piscaglia Alessandro. Ecco, dove fanno delle pizze? C'è un giorno di chiusura? Il giorno di chiusura è il mercoledì. Al mercoledì è chiuso. Benissimo, allora mercoledì vengo a fare un salto, ok? Sì, volevamo ringraziare tutti i ragazzi di Casalecchio, anche dell'Avi e anche di Soliera che abbiamo fatto un giorno con loro, e anche le Modena City Roller, che sono le ragazze sui pattini fantastiche. Bene. Speriamo che vi passino sopra con i roller. Me lo immaginavo. Allora, con il clippino domani mattina lo potrete vedere sul Facebook di Radio Bruno e quello di Sandro e Steve. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! È arrivato il momento di fare il saluto alla strana coppia, perché per noi la strana coppia è la numero uno! Un saluto
saluto da Pianeta Pista, ragazzi, ci vediamo giovedì. Ciao! Ciao. Ma il telefono. Questo qua è un famoso fiore del Madagascar. Del Madagascar, e lo chiamano fantasmino perché se lo tocchi sparisci. Molta gente sparisce. Se, tocchiamo, se si tocca il fiore, infatti non bisogna toccarlo, è proprio questo qua, perché si sparisce.